stata presentata al Circolo della Stampa di Milano la terza edizione della guida Viniplus, edita dall'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia. Quali sono le particolarità della guida Viniplus? La guida Viniplus è un momento importante per la valorizzazione del panorama vinicolo lombardo. È frutto di un lavoro impegnativo e davvero trasparente di un gruppo di sommelier degustatori che hanno valutato migliaia di vini in funzione della qualità. Quindi un progetto ambizioso per promuovere i vini di Lombardia. Sono i numeri dell'edizione 2008. 2008 abbiamo una pubblicazione che supera le 10.000 copie, una pubblicazione che andrà a tutti i nostri associati, andrà al mondo della ristorazione, il mondo quindi produttivo professionale e poi a tutti quegli opinion leader in giro per l'Italia che hanno a nostro parere sensibilità soprattutto per le nostre produzioni vinicole di qualità. Questa è la terza edizione, quali le novità? Novità si legano soprattutto a un aspetto tecnico che riguarda la possibilità di entrare in questa guida legandola a requisiti particolarmente elevati delle aziende. Dopodiché abbiamo altra novità, formato un gruppo di panel leader, di analisti sensoriali omogeneo e quindi che hanno potuto esprimere con una loro metodologia l'aspetto qualitativo del vino e dopodiché la novità in assoluto è l'aumento del numero delle pagine e soprattutto un aspetto grafico che si migliora in funzione proprio di una comunicazione più facile e diretta. Cosa è dovuto il primato di vini e delle cantine della Lombardia? È dovuto a una spiccata predisposizione e vocazione alla qualità. Lei tenga conto che in regione Lombardia si produce il 3% del vino italiano, quindi è una quantità abbastanza bassa, ma nelle guide i vini lombardi hanno uno spazio notevole dovuto proprio a questo fattore. C'è una ricerca della qualità di altissimo livello. Ci sono ancora margini di miglioramento? Beh, quelli ci sono sempre, soprattutto in un prodotto come il vino che non è mai standardizzato o livellato, è sempre in evoluzione. Quindi ci saranno in futuro sicuramente anche ulteriori incrementi di questa visibilità della qualità lombarda. Da questo punto di vista la guida Viniplus può aiutare? Sicuramente sì, le guide sono un ponte tra la produzione perché la mettono in evidenza, la mettono in risalto e il consumo perché orientano i consumatori. Quindi una guida della Lombardia fatta dai sommelier che sono gli interlocutori, i professionisti del vino, sicuramente aiuta molto. Il vino lombardo continua a essere sinonimo di eccellenza. Certamente sì, perché la filiera vitivinicola ha saputo puntare prima di ogni altro sulla qualità, oltre che sulla quantità. Quindi oggi si raccolgono i risultati di lavori forti che sono stati fatti nei vigneti e nelle cantine. E si raccoglie la qualità che poi si vedono anche nelle varie guide che stiamo presentando in questo periodo dell'anno a partire da Viniplus, che è appunto una guida seguita con particolare attenzione dai sommelier, i quali danno un punto di vista, se volete, un po' più tecnico, un po' più particolare dei nostri vini lombardi. In qualche modo la regione Lombardia può far sì che i vini lombardi possano essere apprezzati ancora di più nel mondo? Beh sì, tant'è vero che c'è il nostro piano di comunicazione, di promozione della regione Lombardia, inteso in senso generale, ma più in particolare della mia direzione generale, quindi dell'agricoltura, che sta accompagnando il presidente Formigoni e le nostre varie missioni istituzionali ed economiche in giro per il mondo per presentare il sistema lombardo economico da tutti i punti di vista, ma anche sotto il profilo dell'agricoltura. Ultimo, ma non per importanza, è stata una missione negli Stati Uniti a New York, dove la Regione Lombardia ha patrocinato un'iniziativa culturale straordinaria con l'Orchestra Filarmonica della Scala, che ha offerto due concerti meravigliosi a New York in occasione del Columbus Day, al termine del quale sono stati offerti dei prodotti tipici lombardi, quindi formaggi, salumi, ma anche i nostri vini. Questa è una delle tante iniziative che stiamo facendo per promuovere le nostre eccellenze.